Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Voglio continuare a parlare dei giochi classic disponibili grazie al PlayStation Plus, al nuovo PlayStation Plus, tra l'altro in versione premium, parlando appunto di un altro titolo degno di nota, ovvero Wild Arms. Per chi non fosse appassionato di JRPG da lungo tempo, probabilmente questo nome potrebbe essere addirittura sconosciuto, perché è un titolo uscito per la prima PlayStation, Wild Arms 1 e poi anche Wild Arms 2, che aveva, a mio avviso, un po' rivoluzionato quello che era il gameplay statico dei videogiochi dell'epoca. C'era appunto l'introduzione animata, come stiamo vedendo, che è ancora piacevole. C'erano un connubio di generi, perché non era il classico JRPG fantasy, ma come stava succedendo anche nell'animazione giapponese, si stava, diciamo, andando verso quella fusion di stili molto particolare che appunto aveva dato vita a un gioco fanta western con uno stile steampunk anche davvero interessante. La cosa tra l'altro particolare che andava a diminuire drasticamente il numero di personaggi giocabili, ma li caratterizzava davvero davvero meglio, proponendo anche, non mi ricordo se già anche nel primo, il fatto di giocare interi pezzi solo con un personaggio, perché si andava a esplorare quello che faceva. Quindi non era il classico eroe che aveva, diciamo, un gruppo di amici che poi dopo un po' non veniva quasi neanche più considerato e diventavano, diciamo, semplicemente in contorno. Era un'avventura vista appunto da tutti i lati, dai personaggi che la interpretavano. Era una cosa all'epoca davvero particolare. Adesso la caratterizzazione dei personaggi dei JRPG in alcuni casi è molto più curata, così come le storyline secondarie. Ai tempi della PlayStation 1 no, perché si veniva ancora, diciamo, fuori dal periodo appunto dei 16 bit, che ci aveva regalato dei grandissimi titoli, ma anche dei titoli davvero dozzinali. Quindi questo titolo, che adesso è disponibile per chi ha il PlayStation Plus Premium gratuitamente, se no a 10€, 9,99€, per chi lo volesse comprare a parte. È un gioco del 1996, ma grazie a un po' di filtri e a un po', diciamo, appunto di spolveratina grafica, è ancora piacevole da vedere, soprattutto per gli amanti dei giochi retro. Qua andiamo a simulare la memory card, ma in realtà facciamo New Game. Il gioco tra l'altro era in italiano, questa è una cosa piacevole perché lo era all'epoca quello vecchio, e hanno mantenuto in quei giochi che sto provando adesso, diciamo, la stessa versione. Quindi sono andati a ripescare realmente, si vede in qualche archivio che avevano, la versione che era uscita in Europa. Quindi avere la versione italiana con gli stessi errori magari di traduzione o il terribile doppiaggio ad esempio di Ape Escape, però è piacevole appunto riavere il vero e proprio gioco originale, non è semplicemente un'emulazione. E qua appunto vediamo i prologhi, per così dire, di ogni singolo personaggio. Li dovremo giocare completamente per far arrivare appunto i nostri tre eroi a incontrarsi e a unire le forze. Era una cosa particolare appunto di Wild Arms, oltre all'ambientazione. Partiamo dall'eroe principale, il nostro cacciatore di tesori. L'ambientazione era anche abbastanza cupa perché non era appunto un western
felice, ma era un western appunto da frontiera, di quelli dove si combatte continuamente per la vita. In più il fatto che unisse la classica animazione 2D con degli effetti tridimensionali per un po' di profondità dava un senso anche appunto di innovazione all'epoca davvero degno. C'era il passaggio appunto dai giochi 16 bit a questi da 32 bit. Il fatto che sia stato appunto migliorato, in questo caso ho deciso di scaricare la versione PS5, quella che sto provando, è funzionale. Il gioco sullo store sembra che sia dato quasi 3 giga, ma in realtà è tipo 1 giga e 2 la versione PS5 e 1 giga e 4 quella invece PS4, e come anche è successo per Ape Escape, hanno implementato anche i trofei così da stimolare un po' i giocatori che magari lo avevano anche già fatto. Quindi, come molto dei giochi che sono usciti adesso, è piacevole ritornarci, perché sono dei titoli che hanno comunque segnato un po' la storia, nonostante appunto vederlo così adesso è quasi ridicolo, per dire, però in realtà è un gran titolo. Essendo un JRPG sarà difficile farvi vedere qualcosa di concreto, perché era anche abbastanza lento nel progredire. Adesso devo trovare il sindaco, non mi ricordo. È il personaggio muto che non risponde, però i personaggi si comportano come se gli avessero risposto che ha perso i genitori. Sì, posiamo. Non mi ricordo se faceva anche salvare. Ah, poi abbiamo trovato il sindaco, che praticamente ti dorme, cioè mentre tu dormi lui ti guarda da lì perché è il sindaco. Ha trovato delle bombe, tieni, te le regalo. Adesso posso esplorare, ok. Insomma, la cosa carina era appunto vedere l'intrecciarsi delle loro tre storie, quindi non semplicemente il punto di vista di un protagonista che incontrava i comprimari, ma una vera e propria alleanza di tre personaggi con le loro storie che si univano. Questa è piacevole come cosa, è piacevole rivedere anche questo stile appunto old school, e ripeto, 10 euro in realtà, anche uno che lo volesse comprare che non ha il PlayStation Plus Premium non è per niente tanto, anzi ci sono molti altri titoli che non hanno minimamente questa qualità. Narrativa non tanto, perché comunque è un titolo molto vecchio, ormai veramente si parla di più di 20 anni fa, però è un titolo che è piacevole, è ancora adesso piacevolissimo da giocare. Vediamo, anche qui dovrebbe essere un negozio.
già dei soldi in realtà. Ce l'ho già equipaggiato il coltello. Andiamo nella mappa di gioco a sud e quindi sarà questo. Vediamo se sulla mappa ci sono, non mi ricordo se c'erano gli scontri casuali. Sì. E appunto si passava a uno scontro 3D. E all'epoca questa cosa, con anche i cambi di telecamera, era intrigante. Quindi adesso potrebbe non sembrare, ma questo stile per l'epoca, con il 3D super deformed, era davvero gustoso. La difficoltà tra l'altro era anche abbastanza alta, perché c'era un grinding, mi sembra, verso la parte centrale del gioco abbastanza alto, perché la personalizzazione non era così come la conosciamo oggi, ma semplicemente salendo di livello si aveva la possibilità, voglio vedere, si aveva la possibilità appunto di sbloccare nuovi poteri man mano che si saliva di livello, quindi essere di un livello anche alto ti dava maggiori caratteristiche, ma soprattutto dava la possibilità di utilizzare nuovi tipi di attacchi. E l'equipaggiamento che si andava a comprare era appunto una cosa molto importante. I soldi se ne fanno davvero pochi, considerando che una cura costa 20. Però insomma, appunto, un gioco classico che ha il suo perché. La tiriamo sì. Ed è ancora adesso uno di quei titoli che andrebbero giocati per comprendere l'evoluzione appunto dei JRPG nel corso degli anni. E ripeto, Wild Arms già dal primo capitolo presentava caratteristiche innovative. Adesso ad esempio ha fatto da solo il contrattacco, che anche questa era una cosa che nei classici JRPG a turni non esisteva. La tipologia di gioco era molto ma molto particolare, anche ad esempio l'interazione con certi oggetti secondari. Il fattore appunto di usare il 2D e il 3D in alternanza rendeva il titolo davvero molto particolare. Allora, attacchiamo quello, perché così almeno dovrebbe toglierlo di mezzo. Soprattutto gli intro erano abbastanza completi, perché avevi un solo personaggio, poi averne tre invece ti dava la possibilità, appunto, man mano che il force sale combattendo tipo Limit, si andava a sbloccare i vari livelli di attacco, che però ce li teniamo, diciamo, per il boss. Insomma, il titolo in sé ancora adesso è giocabilissimo, per gli amanti dei JRPG è valido, soprattutto anche perché è in italiano, cosa che
molti dei titoli che escono comunque intorno ai 15-20 euro sullo store di oggi sono in realtà delle, chiamiamole, emulazioni dei vecchi JRPG, perché in molti casi, come tanti giochi della Kemco, sì, sono dei titoli pensati per gli amanti dell'old school, ma non hanno, a mio avviso, la stessa qualità che hanno i titoli vecchi originali. Questo è un gioco davvero davvero valido. Anche rigiocarlo adesso è interessante. Invece quei giochi che appunto allo stesso prezzo cercano di proporre un gameplay vecchio stile, non ci riescono. Perciò appunto io consiglio questo titolo a tutti gli amanti dei JRPG e dei giochi appunto classici, e tanto vale se non l'avete già disponibile, perché come a me chi ha il PlayStation Now attivo viene upgradato in automatico alla versione PS Plus Premium, e quindi questo ce l'ho avuto gratis. Ecco, col quadrato, non me lo ricordavo, tipo Bomberman. E infatti appunto il gioco è particolare perché ti permetteva di interagire con il fondale. Qua ho un po' scazzato io, non avrei dovuto continuare a girare in questo momento in cui non sono proprio al top della forma e ho paura di usare le cure. Insomma, devo dire che sono molto soddisfatto. Purtroppo non riesco a farvi vedere molto di questo titolo proprio per il fatto che è un JRPG, quindi già solo finire il prologo di un personaggio ce ne vuole un bel po'. Farli incontrare, avviare, diciamo, l'avventura richiede un bel po' di tempo. Però, appunto, è validissimo. È uno di quei titoli che bisogna giocare, secondo me. Uno di quei JRPG classici che ancora adesso meritano di essere riscoperti. E con la scusa che ce l'ho gratis con il premium e che ha anche i trofei. Adesso vediamo. C'ha ben 38 trofei con il platino e appunto un pochettino di cose legate alla progressione dell'avventura, ma alcune, come per molti set di trofei dei JRPG, da andare a fare, diciamo, collezionando tutte una sorta di armi oppure sbloccando certe tipologie di incantesimi o di attacchi speciali, richiede un pochettino anche di approfondimento, quindi non si può semplicemente giocarlo andando avanti a testa bassa, però è molto ma molto valida come cosa e mi fa piacere appunto che abbiano inserito i trofei in questo titolo, e mi spiace appunto che non tutti i trofei, cioè non tutti i giochi classic abbiano i trofei, perché meriterebbero, visto che sono dei piccoli capolavori da rigiocare ancora adesso su PlayStation 5 addirittura. Mi fa piacere che almeno Wild Arms, che è uno di quei titoli che io comunque avrei comprato, anche se non l'avessero inserito appunto gratuitamente, io l'avrei comprato perché è un titolo che merita, un titolo che mi fa piacere rigiocare, come hanno fatto ad esempio le collection, o meglio i remastered, tra virgolette, dei vari saga, oppure adesso anche di Chrono Cross, li compro perché sono giochi old school che mi piacciono tantissimo e mi fa piacere rigiocare.
Wild Arms, appunto, è uno di quei titoli che merita. Perciò sono davvero soddisfatto per adesso di questo PlayStation Plus Premium, perché mi dà la possibilità di rigiocare a questo titolo con anche, tra virgolette, una spolveratina grafica, perché, ripeto, andare a rigiocare, a rimettere su una televisione moderna il classico gioco della PS1 senza filtri, senza, diciamo, spolverate grafiche, non ha la stessa qualità che stiamo vedendo adesso. Senza contare, appunto, che il gioco, grazie appunto ai trofei e a una reattività migliore dei comandi, anche se poi il gioco teoricamente è in 4K in questo momento a 60 fps secondo il televisore, però non è che sia questa roba eccezionale da vedere, ma comunque ha un aspetto molto pulito che lo rende degno di essere rigiocato. La trama è bella, è longevo, è interessante, anche perché già in generale è molto diverso dai classici JRPG che popolavano il panorama appunto della PS1, che comunque ha dato i natali davvero a tantissime nuove saghe che purtroppo in molti casi si sono poi purtroppo fermati appunto alla PlayStation 1, in alcuni casi, o alla 2. Ma è comunque uno di quei giochi che io vi consiglio. Perciò purtroppo non riesco a farvi vedere più di tanto, perché adesso già siamo arrivati a un punto, vediamo se c'è lo scontro col boss o succedono ancora altre cose. Tiriamo la leva. Però c'è appena davanti la cassa. Vabbè, insomma, ecco, un nuovo tipo di nemico. Insomma, a molti potrebbe non sembrare, ma questo è uno di quei titoli che davvero è piacevole rigiocare ancora adesso. Soprattutto i JRPG, a mio avviso, invecchiano molto meglio degli action o dei platform, dove si sente maggiormente l'evoluzione, diciamo, dei comandi e della reattività dei giochi moderni. Qua abbiamo preso una bacca, utilizziamola, che è meglio, che sono già... perché con la cassa davanti non si era mossa la prima volta, e sono cose comunque furbe, strane, che rendevano appunto interattivo il fondale. I dungeon non erano così piatti, ci sono giochi moderni che hanno dei dungeon molto piatti, molto lineari, con i vivi giusto per andare a prendere qualche cassa o oggetti per il farming. Insomma, volevo cercare di arrivare al boss per farvelo vedere, ma ripeto, i JRPG purtroppo non sono quel genere di giochi che si può far vedere in velocità. Lo si prova, lo si ama, tra virgolette, però appunto siamo andati di livello, finalmente siamo andati potentissimi. Direi che ce n'è ancora da esplorare. Vai piano e con calma, se no risvegliamo i pipistrelli. Direi che ce n'è ancora. Proviamo a eliminarlo con un colpo, essendo salito di livello. Hanno fatto malissimo il goblin.
però fa anche molto più danno. Insomma, è un gioco di ruolo old school, molto incentrato sul farming, o meglio sul grinding, ed è un gioco bello, a mio avviso non c'è altro da dire. Ok, non posso fare altro, sono letteralmente di livello 2, proprio per dire che è un avventuriero alle prime armi, e effettivamente direi che mi posso fermare qui, perché mi sa che l'avventura sarà ancora lunga. E comunque, ripeto, Wild Arms, un gioco davvero bello, che chi non lo conosce, secondo me, deve per forza giocarlo. Averlo gratuitamente con il PlayStation Plus Premium mi fa piacere, soprattutto valorizza il pacchetto appunto Premium, che molti stanno criticando, ma io vorrei far notare che solo per i giochi gratuiti che ha dato questa giornata di uscita si ripaga letteralmente del suo valore, del suo costo aggiuntivo alla versione Essential, che serve principalmente appunto per giocare online e avere i salvataggi in cloud. Quindi quello è il funzionamento base, come il vecchio Plus. Il Premium ti dà accesso a tantissimi nuovi giochi, e alcuni esclusivi e gratuiti come questo, che effettivamente valgono, perché questo 10 euro comunque li vale, e andrebbe comprato lo stesso a parte per chi non ha il Premium, ma tanto vale upgradarsi al Premium, così appunto da avere questi titoli e continuare a giocarci in libertà, perché effettivamente sono giochi che meritano tantissimo e mi fa piacere giocare. Purtroppo farlo vedere in video non è così bello, perché bisognerebbe fare un montaggio di diverse sequenze facendo vedere gli aspetti di diverse fasi di gioco separate tra di loro da decine e decine di ore di gioco, e quindi vi posso solo dire che a me fa piacere rigiocarlo. Questo avrete capito perché l'ho ripetuto davvero sino alla nausea, e devo dire che sono contentissimo di questo nuovo servizio. Io sarò l'unico probabilmente, ma ne sono entusiasta. Posso giocare, o meglio rigiocare, a dei titoli belli. Anche questo purtroppo, Wild Arms, non ce l'ho più nella mia collezione fisica, e mi spiaceva appunto non poterlo rigiocare come aveva fatto un tempo. Adesso, con la scusa che ci sono i trofei, che grazie ai filtri la visualizzazione, diciamo, del gioco è molto superiore a quella che potrei vedere rimettendo il gioco della PlayStation 1, anche se ce l'avessi di nuovo, devo dire che appunto ne vale la pena. A mio avviso Wild Arms è consigliatissimo, ed è un altro di quei titoli tipo anche Ape Escape e altri che voglio fare appunto i video da pubblicare sul canale, che valorizzano così tanto il servizio premium da renderlo, a mio avviso, essenziale. Perciò io per adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video.